Per alleggerire la pressione sugli ospedali toscani alle prese con l'emergenza recovery a causa della nuova ondata dell'epidemia di Covid, la Regione ha deciso di potenziare l'offerta con 1500 posti letto in più da ricavare a partire dagli immobili di sua proprietà, come l'ex CREAF, il Centro Ricerche e Alta Formazione di Prato, dove saranno installati 500 posti letto. Nelle immagini vedete il sopralluogo del presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, e dell'assessore regionale alla Protezione Civile Monia Monni, nell'ex fabbrica, poi destinata a polo tecnologico e a a breve ospedale per i pazienti Covid? Io eh, ritengo che questo può eh, essere ripetuto sia nell'area dell'ASL eh, di sud-est sia in quella di nord-ovest, in modo da offrire sostanzialmente 1.000-1.500 posti in più rispetto a quello che ci danno i nostri ospedali. Poi è evidente che sono strutture murarie, non sono ospedali di campo come si era parlato e quindi qui, se necessario, possono essere posizionate anche delle terapie intensive nel caso in cui non ce la facessimo con quello che è il numero presente sul territorio. L'immobile dell'ex Creaf di recente ristrutturato e dotato di nuovo impianto di riscaldamento e condizionamento è stato tra i primi a essere inserito dalla regione nell'elenco di possibili siti destinati a ospitare posti letto in più per far fronte all'emergenza e potrà essere operativo dopo l'installazione delle necessarie paratie. Se la curva pandemica non piega, come non sta piegando, noi dobbiamo ampliare l'offerta dei posti letto e quindi stiamo cercando 1500, 2000 posti letto aggiuntivi che saranno come questo, un vero e proprio ospedale Covid che arriverà a un'assistenza per capirsi fino all'ossigeno, cioè saranno dotati della strumentazione per poter mettere il casco ai pazienti per rispondere alla recrudescenza dell'emergenza Covid, la Regione ha anche reclutato 500 operatori dalla graduatoria della Protezione Civile Nazionale, destinati alle centrali di tracciamento dei contatti dei positivi al Covid, attivate in Toscana, e 93 medici per rafforzare le unità speciali USCA.